da anni cerchiamo di coprire, mappare, denunciare e fare una controinformazione. Grazie per essere venuti qui, grazie a tutti gli attivisti che da 5 anni fanno un lavoro meraviglioso anche al di sopra delle nostre forze, a volte anche fisiche. Sia pure dovendo ogni volta intavolare delle trattative con il prefetto di turno, si riesce poi comunque ad organizzare dei momenti in cui la stampa e gli operatori della stampa riescono ad entrare in queste strutture, oltre al diritto di informare viene pienamente soddisfatto in questo modo il diritto di tutti i cittadini ad essere correttamente informati. Fermo restando che riteniamo che le rassicurazioni che abbiamo ricevuto dal prefetto Morcone siano da accogliere positivamente, riteniamo comunque che vada tenuta alta l'attenzione su questo tema, perché appunto è un tema che ci riguarda tutti, è un tema che riguarda non soltanto l'informazione, ma è un tema che riguarda anche, come dire, il livello di civiltà di un paese, perché la civiltà di un paese, la civiltà di un popolo si misura anche dalla sua capacità di accogliere e dai livelli appunto di accoglienza che è in grado di assicurare a chi bussa alle sue porte, magari perché proviene da zone del mondo in cui per esempio ci sono le guerre. Noi l'altro giorno, insieme con i colleghi di Articolo 21, devo dire Lisa Marincola, e con i colleghi dell'USIGRAI, ringrazio il segretario dell'USIGRAI, il dottor Di Trapani, che è qui con noi questa mattina, siamo stati davanti all'ambasciata della Turchia a Roma, in via Palestro, perché, guardate, quello turco sarà pure un governo democraticamente eletto, ma quello che sta facendo in queste ore, in questi giorni, non ha niente a che fare con la democrazia. Noi riteniamo che ci si debba mobilitare tutti quanti e che, diciamo, forse sarebbe il caso, anzi sicuramente il caso, di pensare anche a una grande marcia, poi individuiamo dove, come, quando, in una città d'Europa che potrebbe essere simbolica, anche Nizza da questo punto di vista, però una grande marcia come quella che ci portò tutti quanti insieme a Parigi all'indomani della strage a Charlie Hebdo. Ecco, noi non possiamo girare la testa dall'altra parte né tacere. Il giornalista ha bisogno dello scoop sostanzialmente e ripetere sempre le stesse cose. Io dico, vabbè, perché dovremmo sempre ripetere le stesse cose? Perché accadono sempre le stesse cose e perché ci abituiamo sempre alle stesse cose, come se mai fosse naturale che un ragazzo venga picchiato all'interno del centro, come se fosse naturale che la tratta si aumenti attraverso i cassi e cari dislocati nelle periferie, e come se fosse normale che un gestore della provincia di Benevento, della Maleventum, continua a dire che l'unico modo che abbiamo di ospitare i migranti siano i ghetti, perché i migranti non possono essere inclusi. Ricordare, cioè, ancora una volta alla stampa, la responsabilità enorme che ha di quello che diffonde, e soprattutto chiedere a voi presenti, ma a tutti, di esserci, di essere presenti sui territori, perché non basta ascoltare le voci degli attivisti, bisogna andare a vedere. Grazie, Federazione della Stampa, ovviamente siamo stati e continueremo ad essere accanto alla Sciate Centrale a tutte le iniziative che accendono una luce su quello che avviene in queste strutture e in generale su tutto ciò che avviene intorno al tema dei migranti. Secondo me ha fatto benissimo il segretario Lo Russo quando ha posto la questione della Turchia, perché credo che noi dovremmo ritrovare un po' di sano senso per l'indignazione. A pochi chilometri da noi stanno avvenendo delle cose che non si vedevano da decenni in paesi teoricamente avanzati. E la cosa più grave è che noi con questo paese, proprio sul tema dei migranti, ci abbiamo fatto un accordo. Noi abbiamo consegnato 3 miliardi di euro per gestire il tema dei migranti. Abbiamo consegnato 3 miliardi di euro come Europa senza chiedere nessuna garanzia in cambio per quel che riguarda la libertà di informazione, per quel che riguarda basilari diritti civili. Come si può affidare il tema dei migranti? Come si può affidare il tema dei migranti, che ha a che fare profondamente col tema dei diritti civili, ad un paese che non è in grado di rispettare neanche gli elementi fondamentali di una qualsiasi democrazia europea? Allora si può arrivare a teorizzare un'Unione Europea per la quale
se si viola la libertà di stampa si può entrare in Europa. Se si violano i diritti civili rispetto alla libertà di manifestare si può entrare in Europa. Il tema è, ci si indigna, si scopre solo quando si scopre il tema della pena di morte. Credo che questo sia un insulto a tutte le democrazie europee, quindi fa bene la Federazione della Stampa a dire che probabilmente noi tutti insieme, perché questo non è un tema della stampa, questo è un tema che ha a che fare con tutte le libertà civili e quindi pienamente con il tema di cui stiamo parlando oggi. Tutti insieme dovremmo tornare a manifestare. Bene l'idea di farlo in Italia, probabilmente si farà una manifestazione a Milano, bene l'idea di farlo in un luogo simbolico, che ha ragione Raffaele, può essere Nizza. Io credo che però dovremmo anche iniziare a immaginare una manifestazione di livello europeo che si vada a fare a Bruxelles, sotto le sedi della Commissione Europea e della NATO. E dico di più, visto che oggi il tema qui è la questione dei migranti, ma anche come l'informazione può trattare la questione di migranti. Credo ci sia un rapporto diretto anche con palesi violazioni dell'articolo 21 della Costituzione, che non è, ben inteso, ripeto, una violazione nei confronti della possibilità nostra di fare il nostro mestiere, ma una violazione diretta rispetto al diritto dei cittadini di essere pienamente informati. Su questo credo che il servizio pubblico abbia o debba avere una responsabilità in più, e quindi un'occasione da qui per poter ribadire che noi in quei posti ci dobbiamo andare. Dobbiamo andare a raccontare, prima ancora che raccontare, io prima mentre ascoltavo vedevo che ancora una volta purtroppo arrivano notizie di ennesime stragi nei nostri mari. Credo che se veramente vogliamo riprendere a raccontare sul serio il tema dei migranti e poterlo affrontare così come merita, dobbiamo iniziare a chiamare per nome e cognome le persone, le donne, gli uomini, i bambini che arrivano sul nostro territorio per poter raccontare quali sono le loro storie, da che cosa scappano, da che cosa fuggono, perché finché non torniamo a raccontare questo continueremo a rendere possibile che un qualunque signore vada in televisione a dire sosteniamoli a casa loro. Concludo ringraziandovi per il lavoro che fate, sappiate la Federazione Lusigrai ci sono, ci saranno, perché riteniamo questa una straordinaria battaglia di civiltà. Grazie ancora.